Buongiorno, si è riunita la commissione per il sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina di medicina legale da assegnare alla struttura complessa di medicina legale. Quindi, data odierna, 7 marzo 2023, alle ore 10:13. Presso appunto la struttura complessa di risorse umane della SST dei Sette Laghi si è riunita in seduta pubblica la citata commissione ai sensi dell'articolo 6 del DPR 483 del 10/12/97. La commissione di sorteggio è stata nominata con delibera 348 del 10 luglio 2020 e presente nella seguente composizione, sottoscritto da Nino Ghilotti in qualità di presidente, la signora Pili Simonetta in qualità di componente, la dottoressa Elena Remora in qualità di componente segretario. La Commissione prende atto, per quanto riguarda gli adempimenti di cui l'articolo 6 del DPR 483 del 10/12/97, che la notifica del presente sorteggio è avvenuta mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi numero 51 del 21/12/2022. La Commissione prende quindi visione degli elenchi degli iscritti nell'ultimo ruolo nominativo regionale e per quanto quindi interessi di quelli specifici riportanti il personale di ruolo della disciplina e della qualifica prevista. Per la disciplina in questione, non essendoci un numero sufficiente di iscritti nei ruoli nominativi regionali della Lombardia, si predispone un elenco utilizzando anche i ruoli della Regione Emilia-Romagna, della Regione Liguria, della Regione Piemonte e della Regione Veneto. Si precisa inoltre che, data l'urgenza di concludere la presente procedura in tempi brevi, si procederà al sorteggio di due ulteriori supplenti da convocare solo nel caso in cui il titolare e il supplente siano impossibilitati a prendere parte ai lavori della commissione esaminatrice. Vi mostro gli elenchi, l'elenco composto da 28 nominativi, di cui alcuni, quelli contrassegnati con un pallino, già sorteggiati, indicati dalla Regione Lombardia. Per il sorteggio, la Commissione decide di seguire la procedura in stretta analogia a quanto previsto dall'articolo 15 del DPR 20 novembre 48 numero 1677, riguardante le modalità di estrazione delle lotterie nazionali, utilizzando due sacchetti contenenti ciascuno le palline numerate occorrenti, uno di colore blu e uno di colore verde, per l'estrazione dei numeri indicatori rispettivamente delle decine e delle unità. Quindi verifichiamo la presenza di tutti i numeri indicatori, prima le decine. Ricordiamo che l'elenco è composto da 28 nominativi, quindi i numeri indicatori delle decine saranno 0, 1 e 2.